Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Fuorigioco. Buonasera, buonasera Claudia. Claudia splendida, come sempre, anche stasera in versione un po' più da veglione. Diciamo. Siamo in tema, siamo nel periodo, però siamo anche a parlare del Gubbio, un Gubbio che non finisce di stupire, non muore mai, e anche a Padova ha regalato grandi emozioni, soprattutto alla fine, conquistando il terzo pareggio stagionale, ma insomma un punto che vale come una vittoria, davvero come fosse stato un successo all'Euganeo contro la terza forza del campionato. Parleremo di questo stasera, vedremo immagini, interviste, avremo ovviamente, daremo spazio agli altri gol, qualche curiosità anche legata ai nostri ospiti e andremo anche un passo indietro con, come al solito, con il nostro il rosso e il blu. Ma abbiamo gli ospiti intanto, Claudia, allora andiamo a presentarli. È alla sua prima stagione in maglia rossoblù, ma è già diventato protagonista della corsia di sinistra, sia in veste di terzino che nella gara di ieri di laterale avanzato. Andrea Zanchi. Buonasera a tutti. Ciao Andrea, grazie ovviamente di essere con noi. Grazie a voi. La presentazione di Claudia ci dice che da ieri qualcosina è cambiato, nel senso che abbiamo uno Zanchi un po' spostato un po' più avanti. Scelta del mister. Ha optato per il cambio modulo, quindi sì. Per te è meglio attaccare che dover difendere, forse. È meglio far bene tutte e due le fasi. Meglio farle bene tutte e due, nel dubbio meglio fare insieme. Poi sentiremo i nostri ospiti, come hanno visto Zanchi, ma in generale la squadra, perché la novità tattica di ieri è certamente un tema che terrà banco questa sera. Claudio. È un ex calciatore professionista, ma soprattutto da eugubino d'adozione, grande appassionato della maglia rossoblù e attento osservatore tattico. Franco Pinna. Buonasera, ma è anche un esperto di pronostici, sì, Franco, sì, vabbè. Perché poi ne parleremo. Tutta fortuna, ottobre disse che il Gubbio avrebbe girato il 2016 a 35 punti ed è accaduto. So che ieri avevi pronosticato l'1-1, è vero? Sì, gli ho detto un attimino, sono andato via 10 minuti prima che finisse la partita, ho detto non vi preoccupate, tanto finisce 1-1. Perché quindi insomma era sicuro assicurato. Che finiva così. Insomma, allo stadio, se qualcuno ha qualche urgenza, vuol sapere il risultato finale, e va via prima, lo trova in tribuna, vicino alla tribuna stampa, è vero Franco? Certo. Per consulenze, insomma, Super Enalotto e quant'altro. Andiamo avanti. Redattore della pagina sportiva del Corriere dell'Umbria, torna nei nostri studi da ex collaboratore di TRG e conduttore di Fuorigioco, Roberto Minelli. Buonasera. Ciao, buonasera Roberto, bentornato. Grazie. Allora, si può dire, secondo te, che ieri è cominciato un nuovo campionato del Gubbio per Magi? Sì, credo di sì, anche perché nella prima parte il Gubbio aveva come obiettivo quello di acquisire la salvezza. Acquisita la salvezza, adesso si punta, diciamo, una sorta di allenamento ai play-off, perché quello di ieri è stata la prima prova di esame per quello che saranno, salvo crolli, sinceramente, che al momento non si prevedono, quelli che sarà la post-season, che sarà un altro campionato di fatto. Il Gubbio ha affrontato il Padova nella maniera giusta, grande approccio. Se c'è appunto, proprio se vogliamo trovare un difetto a questa partita, è stata quella di non andare in vantaggio nella prima mezz'ora, dove il Gubbio avrebbe meritato. Forse è quell'ulteriore salto di qualità per poter far bene anche nel post-season. Vedremo ovviamente anche le immagini di questo e parleremo di questo, però dobbiamo completare il nostro tour. Per gli opinionisti stasera un collaboratore prezioso di RGM e di TRG, che ha seguito con Giacomo Branco la diretta di Padova, Luca Tosti. Buonasera. Luca, allora poi vedremo, insomma, ci sarà un siparietto particolare sulla radiocronaca del gol, una sorpresa anche per i nostri telespettatori, perché insomma non solo andiamo in onda in radio, anche in TV, ma abbiamo anche chi fa le riprese, a quelli che fanno la radio e la TV, insomma chi più ne ha chi più ne metta. Che voto diamo al Gubbio di Padova, Luca, secondo te? Un 7.5. Un bel 7.5, perché benissimo nel primo tempo, peccato per quegli sciagurati ultimi 20 secondi in cui però è venuto fuori lo spessore del Padova e si è capito perché una squadra che comunque c'è in attacco un giocatore come Altinie che ieri ha segnato e
per non dire degli altri che aveva sia negli 11 titolari che in panchina, si capisce perché il Padova è lassù sul terzo posto. Però quelle partite in altre annate, in altri periodi di campionato, rischi anche di subire un contraccolpo psicologico che ti porta anche a prendere l'imbarcata decisiva nei secondi 45 tipo minuti. Tipo Parma, per capirci. Ma tipo Parma e tipo anche Teramo, ad esempio, certo, in casa, che è forse peggio di Parma. Certo. E invece è arrivata una grandissima reazione, un Gubbio che ha approfittato del fatto che il Padova ha commesso l'errore fatale di non saper chiudere la contesa. Al 91esimo è riuscito a segnare il gol del pareggio, rischiando poi, quando però la stanchezza era subentrata, certo, ce n'era tanta, e trovando un Volpe che è tornato titolare ed è tornato, a mio avviso, non tanto per le prestazioni, ma proprio anche nell'atteggiamento, mi sembra molto più cresciuto. Io penso che questo periodo sia stato molto importante da Volpe. Ne parleremo anche di questo, perché di portieri abbiamo sempre parlato, non possiamo ovviamente violare la tradizione stasera, visto che c'è stato anche l'assist di Luca Tosti. A questo punto, Claudia, andiamo con sì, i numeri di questa giornata, che era la quinta di ritorno, che andiamo a ricapitolare con la nostra Claudia. Sì, su Tirol Reggiana 1-1, Lumezzane Venezia 1-2, Modena Ancona 2-1, Padova Gubbio 1-1, Pordenone Maceratese 2-1, San Benedettese Forlì 1-2, Sant'Arcangelo Bassano 3-0, Albino Leffe Parma 0-1, Feral Pisalo Mantova 0-1, Fano Teramo 2-0. Classifica. Apre il Venezia 52, Parma 49, Padova 46, Pordenone 45, Reggiana 44, Gubbio 42, Bassano 40, San Benedettese 38, Feral Pisolò 35, Albino Leffe 33, Sant'Arcangelo 31, Maceratese 30, Suttirol 28, Forlì 26, Modena 25, Mantova e Ancona 23, Lumezzane 22, Teramo 20 e chiude il Fano 19. Ecco, se lasciamo per un attimo la classifica, al volo con Andrea Zanchi, ci sono solo 4 punti, che alla fine non sono tantissimi, ma non si sono visti tra Gubbio e Padova. Il Padova è terzo. Beh, no, la partita ha dimostrato comunque che questi punti in realtà non ci sono. Comunque noi abbiamo fatto un'ottima prestazione, potevamo andare in vantaggio. Dopo il loro vantaggio potevamo subire il doppio svantaggio, certo, però comunque l'abbiamo tenuta in piedi, quindi diciamo che grossa differenza non c'è. Alla fine 3 punti sono quelli che magari, certo, ci possono stare, o sopra noi o sopra loro, so. Non è una grossa differenza. Partita d'andata. Sì, quella ha fatto un po', diciamo, in questi 4 punti c'è quel solco, se sì, vogliamo. Anche perché quella fu decisiva per l'allenatore, sì, Brevi. Dicevamo proprio, ero venuto proprio in trasmissione dopo quella partita. E poi il Padova comunque sta disputando un buon campionato. E sinceramente il Gubbio, quello visto di ieri, come approccio, come atteggiamento anche alla partita, ha fatto vedere che può stare nei quartieri alti. Ripeto, l'ulteriore salto di qualità sta nel fatto di poter anche vincere queste partite, che nel primo tempo, insomma, il Gubbio poteva stare benissimo in vantaggio. Sicuramente. Ricordiamo come mandare anche i vostri messaggi, le domande, i quesiti per la trasmissione, anche qualche considerazione sulla partita, sia chi l'ha vista dal vivo, perché c'erano diversi tifosi del Gubbio, ma anche chi l'ha vista o ascoltata sulle nostre frequenze radiofoniche. Ricordiamo come, Claudio. Sì, potete inviarci un messaggio al numero 333 16 46 678, scrivere una mail all'indirizzo fuorigioco@trgmedia.it, oppure tramite i profili social, quindi la pagina Facebook TRG Media, o tramite Twitter, quindi scrivendo l'hashtag fuorigioco TRG. È tutto per questa anteprima, andiamo in pubblicità, sigla, copertina e poi siamo di nuovo insieme. Da Cecchini Abbigliamento sono iniziati i saldi. Cecchini Abbigliamento, sconti dal 50 al 70%. Il direttore Franco Pinna è lieto di accogliervi al Castello Cortevecchio.
Il castello Cortevecchio, a pochi chilometri da Gubbio, immerso nel verde in un'atmosfera da sogno, renderà indimenticabili le tue cerimonie e i tuoi banchetti. Inoltre lo chef tutti i giorni propone la grande varietà della cucina umbra rivisitata con sapiente maestria in un ambiente raffinato ed esclusivo. E ricorda, Cortevecchio organizza tutte le settimane di tutto l'anno cene a tema. È versatile, durabile e resistente. Può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli, in grado di conferire armonia alle città e ai territori. Ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo, lavoriamo e costruiamo relazioni. Infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita, ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più bella e organizzata la città. Cemento e calcestruzzo, dopo più di 2000 anni, sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio. Colacem Colabeton. Tecnologia, innovazione e sostenibilità. Tua famiglia. Ogni giorno è una storia diversa. Da oggi hai uno spazio per viverle tutte. Nuova Renault Grand Scenic. Multispace for Multistories. Prova la nuova gamma Scenic in concessionaria. Vieni a scoprire la nuova Renault Scenic da No Free Auto. Dormi sonni tranquilli, proteggendo la tua casa e i tuoi cari. Affidati a B-Security, di B-Elettrica, dal 1979. Tutto è sotto controllo. Le cose che ami, da cui non ti vorresti mai distaccare, oggi possono rimanere con te per la tua serenità e sicurezza, attraverso il tuo smartphone o tablet. B-Security di B-Elettrica progetta e installa impianti d'allarme, antintrusione, videosorveglianza e videocontrollo. B-Security, perché la sicurezza della tua famiglia non ha prezzo. Una squadra che non muore mai, che non conosce mezze misure e se proprio devi scendere a patti, meglio farlo a tempo scaduto. Il Gubbio di Giuseppe Maggi non finisce di sorprendere, è approdato alla fatidica cima Coppi dei 40 punti e ora si vuol godere l'effetto che fa stare a tavola con le grandi. Cominciando dal Padova, che a Gubbio si era portato via 3 punti da telefonata al 113, quando ormai sembrava che la gara volgesse allo 0-0. I rossoblù hanno restituito pan per focaccia, andando a impattare con Capitan Romano una gara intensa che sembrava ormai destinata a regalare altri 3 punti ai veneti. Primo gol stagionale del capitano, una zampata da rapinatore d'area. Primo gol stagionale del Gubbio, una zampata da rapinatore d'area su tiro smorzato di Ferretti ed ecco servito un pareggio che è altamente legittimo. Non solo per la reazione dei rossoblù al vantaggio di Altinier, ma soprattutto per quanto costruito dalla squadra gubina quando la gara era ancora sul risultato ad occhiali. Una prestazione avvincente di personalità coronata dalle occasioni di Ferri Marini, che tutto solo sprecava malamente, e da Casiraghi, candidatosi al gol dell'anno con una discesa cost to cost degna di ben altra categoria, finita però sul montante dei padovani.
Un Gubbio autorevole, capace di presentarsi sul campo della terza in classifica addirittura con un nuovo modulo, l'atteso 3-5-2, reso ancora più fattibile dagli innesti di gennaio. Quasi a voler dire che ormai squadra di Maggi sia crollata di dosso, il problema salvezza e dunque ci si può divertire. E sarà proprio questa leggerezza, che del resto ha contraddistinto il rossoblù per molte trasferte nel girone di andata, a diventare ancora di più il biglietto da visita dell'undici gubino da qui alla fine. Il Padova se n'è accorto, un avversario per molti versi imprevedibile e soprattutto irriducibile. Come dire, il Gubbio è salvo, il più è fatto, ma il bello forse deve ancora venire. Il bello deve ancora venire, chissà, speriamo davvero. Intanto, grande Gubbio, continuiamo così che ci toglieremo bellissime soddisfazioni, recita un messaggio dei tifosi, cominciano ad arrivare copiosi. Allora chiedo subito a Zanchi, abbiamo rivisto un po' le azioni principali, dici un po' quando Altiniera ha messo dentro quel colpo di testa dopo quel primo tempo in cui, se fosse finita 2-0 per il Gubbio, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Qualcuno magari di voi negli spogliatoi ha pensato, ci risiamo adesso... Ma no, diciamo che quella sensazione c'è stata quando abbiamo visto entrare la palla in rete, poi soprattutto perché era terminato il tempo, certo, era già finito il primo tempo. Cioè, il cronometro segnava già al 45esimo, che era a bordo campo. Mentre negli spogliatoi no, si è parlato d'altro, pensavamo comunque insieme al mister di riuscire sicuramente a riprendere la partita. Ecco. Impostare il secondo tempo. È il secondo pareggio esterno, o meglio, è il terzo pareggio esterno, il secondo in rimonta per il Gubbio, il secondo, Franco, che arriva dopo il 90esimo. Qualcosa vorrà dire? Sì, sicuramente. Visto che sono tanto pochi i pareggi. Allora, intanto io vado, tra virgolette, controcorrente, nel senso che per paradosso abbiamo giocato meglio il secondo tempo, anche se in realtà abbiamo sofferto un po' di più. Anche perché io penso che il Gubbio sia la squadra, per caratteristiche, come squadra che fa la miglior ripartenza nel gioco, nel senso che anche i gol che abbiamo così mancato nel primo tempo sono frutto delle ripartenze fulminee che ha questa squadra. Questa è una caratteristica che c'è la squadra. Chiaramente anche il modulo, iniziando col 3-5-2 e poi nel secondo tempo si è visto appunto che ha cambiato qualche cosina mettendo sempre i tre dietro, i quattro a centrocampo e i tre poi, davanti con Candelloni. Sì, diciamo. No, non i tre davanti con Candelloni. Ha messo chiaramente Casiraghi un attimino rifinitore. Ecco, lì è stata secondo me la chiave poi che ci ha portato insomma... Che ha smosso anche un po', certo, le carte assolutamente, al Padova. Anche perché è un Gubbio che ha restituito al Padova il gol incassato all'andata, lo dicevamo. Primo gol di Romano, che è il decimo marcatore, è rossoblù che va in gol. Anche questo, forse, considerando il gioco di Maggi, non è un caso, Roberto. Assolutamente, è un gioco che coinvolge... Praticamente manca solo Volpe all'appello. Ma se non sbaglio anche Zanchi. Sì, anche Zanchi, però per dire, 10 giocatori che segnano. No, è chiaro che è un gioco che coinvolge tutta la squadra e... Infatti ha detto bene anche a fine partita lo stesso Romano, ha detto primo gol spero non sia l'ultimo, proprio perché i gol dei centrocampisti sono necessari proprio per rendere ancora più imprevedibile l'attacco del Gubbio. Con il cambio di modulo è chiaro che, lo dicevo prima durante il servizio, uno come Zanchi a mio avviso è stato diciamo favorito da questo cambio di modulo, ha più spazio per andare in avanscoperta, coperto magari dietro da Piccinni, e quindi io credo che sia un modulo che possa far rendere al meglio tutto l'organico rossoblù. È chiaro che vado controcorrente rispetto a quindi rivai a favore della carta. No, nel senso che nel primo tempo io credo che il Padova sia rimasto anche sorpreso da questo atteggiamento, da questo modulo del Gubbio, e ha subito delle ripartenze sanguinose, perché le due occasioni sono state nette, una procurata propiziata da Zanchi, che ha servito quel pallone d'oro a Ferri Marini.
E nel secondo tempo il Padova si è messo, diciamo, nel modo a lui più congeniale, si è chiusa dietro, ha lasciato pochi spazi al Gubbio con poche occasioni, è arrivata comunque la zampata di una squadra che effettivamente ha dimostrato ancora una volta di crederci fino alla fine, non solo nei pareggi, anche per esempio contro il Pordenone in casa, vinto certo. al 92esimo. Al 92esimo. Questo è un bel segnale, Luca. Voi ci credevate in Radio Cronaca che alla fine sarebbe arrivato? Allora. Chissà, perché no. Insomma. Perché il Padova effettivamente si è messo anche tutto dietro. Per come arriva anche il gol, perché comunque c'è una rimessa laterale anche in questo caso sbagliata, non come Romizzi contro nella gara con la Feral Pisalò, un bellissimo assist, peccato per lui che la maglia non era quella verde-azzurro ma era quella rosso-blu. Però parte da un errore in cui il Padova anche in quel momento ha peccato un po' di superficialità, forse, e ci può stare perché ripeto, arriva il 91esimo. Lì la formazione patavina pensava un po' di averla in pugno e tutti lo pensavano. Io penso che... Facciamo un giro palle ed è finito. Sì, rimettono la palla in gioco con le mani verso la punta che magari mi guadagna il fallo e su quel fallo si chiude la partita perché poi chiudo il Gubbio nella propria metà campo. E invece lì è arrivato in disimpegno l'errore della formazione biancoscudata e è stato bravo il Gubbio a crederci con un Romano che non è nuovo a queste situazioni. L'anno scorso mi viene in mente il gol segnato al Gualdo Casacastalda, a Gualdo altro tipo di azione, però era sempre Romano che si era inserito sfruttando il campo lasciato libero dalla formazione gualdese e aveva segnato il gol che del momentaneo 1-0. È un giocatore che comunque sia ama inserirsi perché non solo può giocare da regista ma anche a 36 anni suonati riesce a fare la mezzala con passo e dove a volte può non arrivare il passo ci arriva l'esperienza perché sa dove mettersi, sa dove arriva il pallone, è un giocatore veramente, falletto quando ci vuole. È un giocatore veramente fondamentale, carismatico perché non è uno di quei giocatori che magari urlano in campo, un po' li vedi. È un giocatore che nel suo silenzio sa però, e penso che questo me lo può confermare anche lui, si fa sentire. E poi quello che succede nello spogliatoio, magari lì urla anche, si sfoga un pochino di quello che non fa vedere in campo. Però è un giocatore che ha il tiro da fuori, quindi è una soluzione molto importante per Maggio e per la squadra. L'avevamo ospite qualche settimana fa qui e ci diceva con un pizzico di stizza, ancora non ho segnato il mio primo gol, speriamo che sia importante e pesante, credo che quello di ieri pesi davvero tanto. Andiamo a rivedere Claudia, che dici? Sì. Tutto quello che è successo. Andiamo a vedere il servizio dedicato appunto alla partita di ieri, sentiamo Giacomo Branco. Scontro playoff tra Padova e Gubbio a Lugano nella 25esima giornata del girone B di Lega Pro. 3-5-2 per Brevi con Neto Pereira e Altinie tandem offensivo. Inedito 3-4-1-2 invece per Magi. Passano 13 secondi, Neto Pereira se ne va in sombrero su Rinaldi, ma Marini, facendo scudo con il corpo, chiude l'ex Varese e facilita l'uscita di Volpe. Al secondo minuto, d'azione d'angolo, la palla finisce sul mancino di Rinaldi, che calcia a rete, Favalli mura tutto dinanzi a Bindi. Al 12esimo, break e cross di Zanchi della sinistra, Ferri Marini sotto porta, non impatta incredibilmente la sfera, che rimane due passi dalla linea finché Calombo commette fallo in scivolata e l'azione sfuma. Al 15esimo lancio in diagonale di Romano per Ferretti, mangino al volo fuori misura. Al 20esimo Calombo approfitta dell'errore di Favalli, penetra in aria ad ampie falcate ma il suo cross basso a metà tra Ferretti e Ferrimarini è contenuto da Emerson. Un minuto dopo Casiraghi parte dalla propria area di rigore e con il Padova sbilanciato scala le marce, brucia in velocità Berardocco, entra in area e calcia di potenza rete, la sfera impatta la traversa uscendo poi dall'area. Pazzesco quanto sfortunato cost to cost dell'ex Ancona. Al 23esimo Berardocco pesca in verticale lo scatto di Neto Pereira che corre alle spalle della difesa rossoblu, entra in area e conclude, ma Volpe bravo è pronto a chiudergli lo specchio della porta. Al 25esimo Ferretti salta secco nell'uno contro uno Emerson, tocca arretrato per l'isolato Casiraghi, letto alla perfezione dalla chiusura di Cappelletti. Al 35esimo Madonna ruba il tempo a Piccini sulla destra, cross sul primo palo per Altinie, il cui colpo di testa è contenuto da Rinaldi. 44esimo minuto, lancia tutto campo di Emerson sulla sinistra per Favalli, difesa Gubina fuori posizione, l'esterno Patavino crossa a centro area per l'inconata vincente di Altinie, con la sfera
squadra che rimbalza dinanzi alla linea e non lascia scampo a Volpe, biancoscudati in vantaggio proprio nell'ultima azione del primo tempo e non ho gol stagionale per l'ex Portoruaro. Si passa alla ripresa e dopo 20 secondi è Ecco Lantinier, su cross di Madonna, a sfiorare il raddoppio ancora di testa, chiudendo però troppo in diagonale. Al 48esimo Mazzocco, subentrata Berardocco, riceve calci in aria sul primo palo, pallone sull'esterno della rete, ma ci inserisce Candelone per Ferrimarini e al 73esimo Colombo serve Casiraghi in aria che calci in porta, Emerson è ben posizionato e respinge. Dentro al Fageme, per Neto Pereira nel Padova, ma al 77esimo è Mazzocchi in contropiede da buona posizione a calciare alto, complice anche il ritorno in scivolata di Piccinni che deve la conclusione del numero 18 veneto. 91esimo minuto, Casiraghi dalla destra pesca a rimorchio Ferretti al limite, conclusione mancina, deviata da Mandorlini che diviene un assist per Romano. Il capitano rossoblu brucia sul tempo Madonna e nell'area piccola con un tocco di destro batte Bindi per l'insperato pareggio della compagine gubina. Prima rete in campionato per Romano, che festeggia sotto i supporters e viene festeggiato da tutti i suoi compagni mentre doccia fredda per i patabini. Non è finita però, minuto 94, ultimo dei quattro di recupero, lancio lungo di Dettori, Alfageme sorprende ancora alle spalle la difesa gubina ed in piena area calcia d'esterno al volo sotto la traversa e il colpo di rene di Volpe è spettacolare quanto decisivo e provvidenziale per l'1-1 finale. Il Gubbio fortifica così la sesta piazza più 2 dal Bassano e più 4 dalla San Benedettese, tallonando due lunghezze la quinta posizione occupata dalla Reggiana. Domenica prossima, sempre alle 14.30, si torna al Barbetti per il duello con l'Albino Leffe. Andrea, rivedendo il servizio, insomma, il primo tempo, due occasioni su tutte, quella che hai procurato a Ferrimarini e la sgroppata che poi rivedremo anche in telecronaca di Casiraghi, insomma le circostanze favorevoli sono state molte di più, quelle che potevano veramente creare anche l'uno contro uno col portiere. Beh sì, nel primo tempo sicuramente abbiamo avuto più occasioni noi, si è visto dal servizio, comunque che sono le azioni diciamo principali del. Secondo te il Padova non si aspettava questo 3-5-2? Aveva studiato il Gubbio diciamo classico 4-3-1-2. Più che 4-3. Più che il modulo, credo sia stato proprio l'atteggiamento con cui abbiamo affrontato la prima parte della gara. Abbiamo iniziato subito senza nessun timore reverenziale nei confronti di una squadra più blasonata in uno stadio importante. Quindi abbiamo fatto la partita come senza nessuna paura. Abbiamo iniziato a giocare, giocando bene, e abbiamo anche creato diverse occasioni. Questo è stato secondo me quello che ha fatto, che è stato un po' l'inizio della partita, che l'ha certo messa un po' in difficoltà, diciamo. Abbiamo parlato del 3-5-2, tu Franco lo vedi meglio Zanchi sul 3-5-2? Secondo me le sue caratteristiche sono... A lui non lo facciamo sbilanciare. No, io per come lo vedo io il calcio, secondo me lui chiaramente è nato lì. Cioè le sue caratteristiche sono più di un giocatore più offensivo, anche se... Lo stesso si potrebbe dire per Calumbo. Certo, anche se devo dire che da quest'anno, insomma, da quando è arrivato... sta imparando anche molto bene la fase difensiva, è questo, bisogna dargliene atto. Insomma. I tre dietro come li vedi? I tre dietro sono tre fenomeni, secondo me. Ecco. Oltretutto ne abbiamo cinque dietro, che due, uno sta è rientrato da poco, che è Lorenzo Burzigotti, che sicuramente dirà ancora la sua, sicuramente. E dopo c'è anche Alessio Petti, che insomma, anche se... Io lo vedo più centrale. C'è anche Stefanelli tra i nuovi arrivati. Sì, però Stefanelli è più terzino destro, io parlo di centrale, quindi sì. anche Alessio Petti lo vedo più centrale che difensore esterno, insomma. Per quanto è stato chiamato, insomma, sì, ha fatto il suo contributo. Su questa difesa 3 chiedo anche a Roberto, l'arrivo di Piccinni, secondo te è, come dire, la mossa che ha ispirato Maggi? Beh, credo di sì. Credo che probabilmente un difensore, diciamo, Franco ha detto tre fenomeni, io parlerei proprio di tre animali dietro. In senso positivo, per le mogli a casa, insomma. È chiaro, perché Piccinni dà quella cattiveria magari ulteriore che con questo modulo è valorizzata al massimo. Non è un caso che il Gubbio, da quando è arrivato Piccinni, credo abbia subito pochissimi gol, credo due o uno, no? Uno soltanto. Quello di Padova. Quello di Padova. E quindi credo che... Beh, oddio, due, c'hai ragione, perché c'è l'autogol con la Feralpi Salò. L'ha esatto, fatto proprio lui. Allora, c'era il timbro c'era di un garanzia. Due, questo dubbio che mi... diciamo uno influente, l'altro non è no, stato. È chiaro che è un difensore che ha esperienza, sicurezza, cattiveria, quindi il modulo con lui è una garanzia.
E comunque ha detto anche bene Zanchi, nel senso che era stato l'atteggiamento che è stata l'arma in più del Gubbio nel primo tempo, comunque anche nel secondo, nonostante si sia fatta un po' più di fatica nel trovare spazi per le conclusioni. Ed è questo che il Gubbio deve avere durante tutto il girone di ritorno. Ci saranno tanti scontri in alta quota con Parma, Venezia, Bassano, e queste partite serviranno proprio per affrontare meglio anche ancora palcoscenici ancora più importanti. Anche perché in questa formula strana dei play-off, Luca, non è neanche possibile ipotizzare, credo, a maggio con chi si giocherà, perché praticamente è una sorta di zig-zag, incroci. Gubbio potrebbe giocare su Marte, insomma, potrebbe succedere di tutto. Credo forse, se non vado errato, se arrivi tra le prime quattro, il secondo turno è luglio. Incontrare luglio. Il girone A, quello del nord, viceversa. Che comunque sono tutte grandi squadre, sia al nord che al sud. Vai dalla Cremonese al Lecce o al Matera, insomma, non è che ti sbagli di molto. Poi lo chiamo in causa Luca su Maggi, però prima Claudia andiamo a sentirlo. Sì, sentiamo alcune battute del tecnico del Gubbio, appunto Maggi, dopo la gara in diretta su RGM. È stata una gioia soprattutto per il volume di gioco che il Gubbio ha fatto, e quindi la gioia è stata doppia. Raggiungerla allo scadere così, mi viene da pensare che se forse fosse arrivato un pochino prima avremmo spaventato ancora maggiormente il Padova, magari avremmo ritrovato quegli spazi per le ripartenze che per noi sono più congeniali. Però anche con un Padova basso e chiuso abbiamo trovato linee di passaggio, la palla sempre bassa, abbiamo cercato sempre attraverso le nostre caratteristiche di raggiungere il pareggio, e credo, anzi sono convinto che poi il risultato è meritato da parte del Gubbio. Sì, grosse occasioni fallite nel primo tempo, poi intorno a Cesarini è arrivata, ecco, la riparazione di questa imprecisione sotto porta. Sì, diciamo che è un po' il nostro percorso, una squadra a un'età media abbastanza giovane, e quindi gli errori fanno parte un pochino della nostra inesperienza e della nostra voglia di fare. A volte esageriamo nel voler fare, però d'altronde è nel nostro DNA soffrire tutte le partite, perché proviamo a giocare a viso aperto, proviamo ad affrontare i nostri avversari con un po' di sfacciataggine, passami il termine, però credo che questa squadra abbia queste caratteristiche, deve per forza passare attraverso il gioco e attraverso la ricerca del gioco raggiungere dei risultati che ad oggi ci hanno premiato e un po' no. Però venire a Padova e fare una partita così bella, importante, coraggiosa mi rende orgoglioso di questi ragazzi e faccio loro i miei complimenti. Un'ultimissima battuta sulla situazione di classifica: grazie a questo punto e ai contemporanei risultati delle inseguitrici il vostro sesto posto è stato consolidato. Quali sono gli obiettivi da qui al termine del campionato? Ma io in settimana avevo detto, dopo il recupero di mercoledì, avevo detto che oggi sarebbe stato un esame per noi di maturità, perché stiamo facendo un campionato al di sopra di ogni aspettativa, però visto che ci siamo dobbiamo comportarci da squadra di vertice a questo punto. Quindi anche i giocatori hanno accettato questa sfida, perché credo che oggi, che sei sesto in classifica a metà febbraio, devi cambiare modo di ragionare. Credo che oggi la squadra in parte abbia risposto, perché ha fatto una partita contro un Padova veramente quotato, veramente forte, che credo che dirà la sua fino alla fine, a viso aperto e con personalità. E mi auguro che questo possa essere un buon segnale di autostima e fiducia nei nostri mezzi, e continuare a testa bassa senza magari perdere quell'umiltà che ci ha portato fino a qui oggi. Questo è Maggi, mister Maggi, certamente più alleggerito, Luca, dalla classifica, e quindi in qualche modo si può azzardare di più, proprio perché paradossalmente si rischia di meno. Beh, è ovvio questo discorso, nel senso che, come dice lui, a metà febbraio sei praticamente salvo, anche perché veramente ci vorrebbe un harakiri che supererebbe quello di 2 anni fa.
di gran lunga. Beh, sì. È chiaro che devi cambiare. Dubbio, ricordiamo, 11 punti dalla prima squadra fuori dai play-off. Dai play-off, quindi, esatto. Insomma, con l'opportunità, ci vuole un bel impegno, con l'opportunità, tante squadre dietro. Esatto. Con l'opportunità contro l'Albino Leffe, in caso di successo, di andare a più 13 dall'ultima squadra che, certo, fa i play-off in questo momento, che appunto è proprio, certo, l'Albino Leffe. Un qualcosa di eccezionale, di impensabile all'inizio, ad inizio anno. È normale, come dice, che devi cambiare atteggiamento, perché se da una parte ci sono dei tratti del ragionamento della squadra, che di una squadra che si deve salvare, che sono preziosi anche per chi deve lottare per qualcosa di importante, come possono essere i play-off, quella cosiddetta mentalità operaia, che era tanto cara anche alla prima Juve di Conte, sì, può aiutarti a fare un salto di qualità anche quando vai a lottare per posizioni di classifica importanti, non dico vincere il campionato. Però serve anche di togliersi quei panni da operaio per indossare quegli abiti un pochino più borghesi per poter stare al tavolo appunto con le grandi. Con le migliori. Hai parlato di Conte, ho sentito un brivido vicino a te e abbiamo visto soprattutto il completo viola di Claudia, che insomma non è proprio di Conte come colore, ma questo bel gioco di contrasti ci fa pensare anche, ci dà l'assist un altro messaggio di un tifoso. Mister Maggi, domanda per Zanchi, quando vi ha comunicato la difesa 3, aperta parentesi, tra l'altro da me prevista, non ci firma il messaggio il nostro telespettatore, con ospite Piccini la settimana scorsa, quindi complimenti alla lungimiranza del telespettatore. Quando ve l'ha detto giochiamo a tre? A l'una e mezza praticamente, domenica, quando stavamo per entrare in campo. No, sinceramente non qualcosina avevate provato in settimana? Abbiamo provato, sì, la partitina di 40 minuti tra di noi, poco, veramente poco, quindi non è che se l'aspettavamo granché. Quindi ha voluto sorprendere anche voi. Ha sorpreso anche noi, oltre che... No, a parte gli scherzi, però ecco, ce l'ha comunicato ufficialmente prima del riscaldamento. Prima del riscaldamento. In quei tre, Franco, ci stanno due giocatori esperti di categoria, che non si discutono. Piccini sembra che ha giocato a Gubbio da 3-4 sì, anni, insomma, è arrivato, si è piazzato lì. È vero. E l'altro, mi ricorda il De Maio dell'anno scorso, che è arrivato dopo due partite, era capitano, insomma. Sì. Rinaldi, non diciamo la Romano perché... No, certamente. E Rinaldi, che insomma ha il suo pedigree. Uno potrebbe pensare, Marini forse è un pesce fuor d'acqua qui. No, invece assolutamente invece no. Si sta dimostrando tutt'altro, anche perché io penso che, a parte che il vero animale dei tre, sempre nel senso buono della parola, è lui, perché fisicamente io posso azzardarmi a dire questo: se lui avesse qualche centimetro in più sicuramente poteva giocare anche in alte sfere, insomma, poteva giocare tranquillamente in categorie ancora. Tra l'altro un giocatore di una grande versatilità, che sì, quest'anno sì, è stato inventato laterale. Beh, o c'è tornato, magari ci ha giocato da giovanissimo, però giocava alto e si è adattato benissimo. No, lui laterale ci ha giocato, ma giocava alto, sì, non giocava difensore, per cui mi ricordo, l'aveva detto anche il mister, che ai tempi che giocava ancora il mister gli faceva i cross al mister, quindi ti puoi immaginare qualche ben un po' da Marcord. Però insomma, un trio, avrete capito, un trio assortito. Tra poco parliamo di un altro giocatore, però prima lo vediamo con l'aiuto della regia, con la telecronaca originale, perché SportTube ieri, il circuito video online che propone le dirette delle gare al termine di Padova-Gubbio, crea dei box con dei temi speciali, il tema della giornata. Uno di questi era Gareth Bale, punto interrogativo, no, Casiraghi. Guardiamo perché. Sbaglia completamente il passaggio, palla recuperata da Casiraghi, contropiede del Gubbio, attenzione a 2-3 in questo momento, un rigore, Casiraghi, il tiro, la traversa di Casiraghi, incredibile chance per il Gubbio, Padova sotto shock e ancora una volta scoperto in fase difensiva. Traversa clamorosa di Casiraghi, che si è fatto 60 metri. Abbiamo visto 50 dei 60 metri perché c'è stato un piccolo salto, però insomma è una grande sgroppata
Roberto, forse con una battuta avrebbe da pensare, si è accorta alla fine di essere al limite dell'area piccola. Credo di sì, perché ha alzato la testa proprio poco prima di tirare, ho visto. Sì, adesso avrebbe effettivamente fatto... con il senno del poi uno seduto qui dice se l'avesse messa di piatto, certo, raso terra, però effettivamente dopo una fuga, siccome prima ha citato Conte, io cito Nicola Berti a Monaco. No, ma guarda un po'. No, effettivamente dopo quella fuga di 60 metri trovare anche la lucidità per tirare di piatto destro raso terra non era così semplice in campo, però è chiaro che se avesse fatto gol era meglio, credo. Certamente. Però rientrato ci può stare, via. Lo ha fatto riposare Luca mercoledì, Casiraghi, vuol dire che Maggi ci punta tanto, non lo vuole consumare. Beh, ma è un giocatore anche che è arrivato, e questo deve far riflettere anche dal mercato degli svincolati, che molto spesso porta anche a dei... Belle sorprese. Sì, molto spesso porta anche a delle sorprese molto belle. Casiraghi è un giocatore che già conosceva l'ambiente, che poi secondo me ci è arrivato anche più carico, perché essendo l'unico di fatto reduce dall'ultima Lega Pro di 2 anni fa, certo, del Gubbio, è uno di quei giocatori che voleva togliersi quel... è uno dei primi temi che aveva toccato appena tornato a Gubbio, è quello di voler in qualche modo sdebitarsi con il pubblico eugubino per quella retrocessione. È un giocatore che... messo nella sua posizione, oltre che dimostra una grande duttilità tattica, che secondo me lo mette a fare il terzino, il centrale di difesa, te lo fa tranquillamente, ha dimostrato anche nella gara, ad esempio, contro la Feral Pisalò, di poter fare quello che adesso gli addetti ai lavori chiamano il falso 9. Cioè non aveva una posizione proprio di trequartista, ma andava tranquillamente a giganteggiare con i due centrali della Feral Pisalò, che tra l'altro erano molto fisici, e lui aveva questa capacità ottima di sapersi muovere ugualmente tra le due linee, mandandoli in difficoltà. Emblematico il primo gol, se ne è portato, esatto, a spasso 3. Se è posato e ha creato lo spazio. Con Acori, proprio in quella stagione, qualche partita da... Più che altro qualche spezzone, perché sì, più che altro, esatto, lui metteva esterno Casiraghi, sui se mai doveva utilizzare il 4-3-3. Comunque, diciamo, è il vero numero 10 della squadra, sì. Sì. Senza nulla togliere a Ferri Marini, comunque il 10, per classico, come lo vediamo, certo, noi, insomma, è Casiraghi. Perché è ovvio, Ferri Marini lo indossa, ma sappiamo che insomma è un po' una sorta di centravanti. Non c'è stata una squadra che vi ha messo sotto finora, se vogliamo. Cioè, il Gubbio ha perso, per carità, ha preso 5 gol col Teramo, ma ricordiamo sempre a 20 minuti dalla fine era 1-0 ed era la migliore difesa del campionato in quel momento. Non c'è stata realmente, cioè, quanto visto in campo, non c'è stata mai una squadra che ci ha messo sotto per propri meriti. Quando ci hanno messo sotto, ci abbiamo messo del nostro, ecco. Quando siete andati un po' in barca, diciamo. Sì. Anche il Modena ha fatto bella figura, ma insomma è ovvio una giornata, che... una giornata con diverse difficoltà. Anche lì il campo era molto... Era da valutare, era un misto tra erba e sintetico, quindi era una cosa... Ha condizionato un pochino. Molto, molto. Sentiamo altre interviste, Claudio. Sentiamo ad ora alcune battute del tecnico del Padova, Ezio Brevi, e del capitano del Gubbio Romano, appunto, nel dopogara in diretta su RGM. Abbiamo i nostri microfoni, anche il tecnico bianco scudato Oscar Brevi. Grande amarezza, immaginiamo, anche perché il secondo tempo della sua squadra non lasciava presagire un finale così amaro. Sì, effettivamente abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, abbiamo creato le situazioni per mettere la gara sicuramente un po' più tranquilla, nel senso di avere un po' più di margine. È peccato che non siamo riusciti a metterla in sicurezza e al 46esimo e qualche secondo abbiamo preso gol su stupidamente, secondo me, perché avevamo una rimessa laterale battuta male, una ripartenza, dopo c'è stato anche un pizzico di fortuna da parte del Gubbio, perché una palla è stata sporcata, una deviazione sulla traiettoria e purtroppo abbiamo subito gol. Abbiamo avuto anche subito dopo il pareggio loro l'opportunità di vincerla ancora, dove è stato bravo il loro portiere, quindi sicuramente c'è un po' di rammarico e delusione. Qual è il suo pensiero sulle potenzialità del Gubbio in questo campionato?
Ma il Gubbio è una squadra che fino adesso ha fatto 41 punti, adesso 42, perché sicuramente ha delle qualità e soprattutto fuori casa ha ottenuto risultati importanti, perché hanno giocatori molto bravi a ripartire, a chiudersi e a fare quello che hanno fatto un paio di volte nel primo tempo. Un gol che ha fatto esplodere la panchina. Ma diciamo che ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo disputato una buona gara, un buon primo tempo, abbiamo preso gol alla fine del primo tempo, però credo che tutto sommato il pareggio ci possa stare. E abbiamo giocato contro una squadra che ha ottime individualità, noi siamo stati bravi a non disunirci fino alla fine e poi abbiamo trovato il gol alla fine che ci rende felici. Grande personalità nell'affrontare comunque un Papa che si è dimostrato in palla fin dal primo minuto, avete dimostrato grande capacità sia in fase di contropiede ma anche in fase di fraseggio palla a terra. Sì, diciamo che è una caratteristica che ci contraddistingue, poi se queste partite non le affronti con personalità e con voglia di far bene fai fatica, però andiamo avanti per la nostra strada, credo che alla fine il pareggio sia giusto, quantomeno giunto alla fine però meritatissimo. Vi siete un po' ripresi quello che vi era stato tolto all'andata da Padova, che aveva segnato in zona Cesarini, magari in maniera un po' immeritata? Ah, diciamo di sì, nel senso, però credo che anche abbiamo meritato anche il ritorno. All'andata non abbiamo raccolto nulla, al ritorno abbiamo raccolto un punto, ma al di là del punto la prestazione è quella che ci fa ben sperare per il futuro. Giusto fare il parallelismo tra andata e ritorno, certo all'andata fu, abbiamo detto nella scheda, un gol da telefonata al 113, insomma ritorno il pareggio mi sembra più, francamente più equo. Continuano ad arrivare i messaggi, Gubbio veramente di livello, meritevole per il gioco espresso di qualche punto in più, importante tenere alta la concentrazione soprattutto con chi insegue, bravi ragazzi e mister Magi. Un altro telespettatore, un gruppo di ragazzi fantastici da vecchio Gubbio, questo è tra virgolette, e questo è un gran complimento, spieghiamo, non è una cosa anagrafica, perché quando pure loro oggi ci mettono anima e cuore, come i vecchi Gubbio in cui c'erano giocatori ogubini, sono meravigliosi, scrive ancora il telespettatore, encomiabile, assolutamente necessario far sentire loro il nostro apprezzamento e la nostra presenza. Tra poco parleremo anche di questo. Un ultimo dettaglio tattico prima di anche sentire con una curiosità, rivedere e risentire soprattutto il gol del Gubbio, la chiedo a Franco Pinna. In questo nuovo modulo forse chi tra virgolette rischia di rimetterci è Candellone, che non è più partito dal primo minuto. Allora, con una punta in meno. Sì, sicuramente Candellone, però voglio dire... anche se poi quando entra si sente sempre. Perfetto, quindi. Anzi io fossi stato io l'allenatore, non è che chiaramente prima che si offenda ci mancherebbe. Metti le mani avanti. L'avrei messo anche un po' prima, questo è sicuro. Perché comunque Candellone è, secondo me, diverso come caratteristiche da Ferri Marini. Per cui paradossalmente verrebbe da pensare che Ferri Marini è più da contropiede, quindi più da trasferta, ma per come ha impostato la gara il Gubbio, sì, forse soprattutto era quasi una gara in casa. Come ha impostato tatticamente la squadra nel secondo tempo, forse l'apporto fisico, perché poi sembra un ragazzetto così, ma comunque voglio dire è tosto. Forse l'apporto, senza niente togliere chiaramente a Ferri Marini, però l'apporto suo è stato determinante anche ieri. È anche uno di quelli che ha migliorato in più rispetto a inizio anno, io credo, Candellone, perché sinceramente Candellone è arrivato, era veramente acerbo, esatto, faceva fatica a tenere il pallone, a prendere le punizioni, e adesso invece si fa sentire anche fisicamente, ha trovato anche qualche gol pesante, quindi è uno di quelli che ha migliorato di più rispetto a inizio stagione. Giocasse più Musto che lui, anche perché Musto proveniva già da un campionato, comunque anche certo, se dilettantistico, più importante della primavera. Quindi si pensa, poi aveva fatto 17 gol, quindi si aspettava magari più da Musto che da lui, invece lui in sordina, piano piano, è venuto fuori. Si è ritagliato un ruolo. Le soluzioni a centrocampo, Luca, sono, in teoria sono tante. Con questo 3-5-2 anche i giocatori sono tanti, adesso fuori Valagussa, era fuori per squalifica, Conti prezioso in altre gare, potrebbe tornare prezioso,
Giacomarro, c'è Bergamini, c'è esatto. Costantino, c'è e poi Croce Romano che insomma da lì non intendono muoversi. Paradossalmente c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, adesso. E quello per l'allenatore è il massimo, perché quando hai tutto, hai un parco di giocatori in un ruolo o nell'altro su cui puoi contare, puoi inventarti mille varianti e mille soluzioni tattiche, compreso chi in questa squadra ha giocato un po' di meno, perché adesso mi viene in mente Bergamini, l'atteggiamento che ha avuto anche nell'altra gara contro il Lumezzane, un giocatore che ti entra un quarto d'ora, ti fa la caccia a tutti, l'ha detto anche Maggio, era impressionante. Quello significa che lì c'è anche la mano dell'allenatore, che è bravo a comunque sia tenere sulla corda anche chi magari nel corso di una stagione ha meno spazio, perché magari di fronte si ritrova un Casiraghi super, un Romano infinito, un Croce che non brilla magari come l'anno scorso, qualche gol anche in meno su punizione, cioè, che invece l'anno scorso riusciva a trovare con più frequenza, però è un giocatore che ha dimostrato di poter essere utile comunque sia alla causa. Quindi non è facile, un Giacomarro che se è stato 2 anni capitano al Melfi in un girone C che insomma mette sempre un po' i brividi, uno spera sempre di non andarci a giocare, ci sarà anche un Valagussa che uno pensa un ragazzo del 93, ma alla fine questo è il sesto campionato dei professionisti che fa, quindi alla fine se fosse stato un classe 90, un classe 89, certo, poco avrebbe cambiato alla fine dei conti. Certo. È un grandissimo vantaggio, e un vantaggio alla fine, ti dirò, anche non aver cambiato troppo nel mercato di gennaio, perché è vero che la squadra era praticamente quasi salva, certo, quando c'è stato tutto il mercato. Punta, non punta, e qui torniamo anche a toccare, sì, i se vediamo, sono arrivati 2 difensori, un attaccante e un portiere, quindi il centrocampo è stato rimasto quello settore. Perché l'unica uscita poteva essere magari un giocatore come Costantino, che praticamente ha fatto 4 minuti ad Ancona, che magari poteva avere la chance di andare a maturare da un'altra parte, certo. E il direttore sportivo Pannacci ha detto: noi non tarpiamo le ali a nessuno che ovviamente vuole misurarsi da un'altra parte, o perché sono mancati gli acquirenti o perché lo stesso giocatore magari non ha chiesto di essere, certo, ceduto, è stato importante. Dicevamo del gol, con l'aiuto della regia andiamo a curiosare dietro le quinte di RGM, perché come ogni domenica, prima era sabato, adesso è domenica, in trasferta, tranne quelle che abbiamo seguito direttamente, magari ci torneremo già da Forlì e Macerata, le prossime, i nostri Giacomo Branco e Luca Tosti hanno raccontato la partita dal tubo, come si dice in gergo, cioè dalla saletta, quindi svieliamo un po' dietro le quinte, ma soprattutto riascoltiamo il gol del pareggio al 91esimo. Casiraghi sul settore destro del campo, non c'è nessun giocatore Cupini in area, Casiraghi lo orienta sui suoi passi, serve Ferretti al limite, Ferretti può andare con il mancino, punto di rete, Romano, il gol di Romano, il gol del Gubbio, Alfredo Romano all'ultimo tuffo, ha trovato un gol davvero insperato e tutti rossoblù vanno a festeggiare sotto la parte dei tifosi occupata dai supporter dei Cupini, Alfredo Romano il capitano, e la disperazione di Bindi è palese ed evidente, il Padova assaporava già 3 punti e invece proprio nell'ultimo tuffo, la giocata di Capitani, la palla rimorchio per Ferretti, il tiro contratto e la palla arriva sotto porta a Romano che nell'area piccola buca la rete con il destro spiazzando di fatto l'estremo difensore Patavino. Questa è una sorpresa a Giacomo Branco, che tornerà prossimamente anche nel nostro fuorigioco che gli ha fatto Angelo Casagrande e che aveva vicino Luca Tosti. Tra l'altro, qui continuiamo a parlare di difesa, ma i nostri telespettatori ci scrivono e continuano a parlare anche di portiere. Allora, come si fa nelle trasmissioni più importanti, aspettate un attimo, c'è la pubblicità e poi parliamo dei portieri, visto che è l'argomento dell'anno, lo utilizziamo in maniera proprio così miserabile per tenere il pubblico attaccato, scherziamo ovviamente, parliamo di Volpe dopo la pubblicità. Da Cecchini Abbigliamento sono iniziati i saldi. Cecchini Abbigliamento, sconti dal 50 al 70%.
il direttore Franco Pinna è lieto di accogliervi al Castello Cortevecchio. Il Castello Cortevecchio, a pochi chilometri da Gubbio, immerso nel verde in un'atmosfera da sogno, renderà indimenticabili le tue cerimonie e i tuoi banchetti. Inoltre, lo chef tutti i giorni propone la grande varietà della cucina umbra, rivisitata con sapiente maestria, in un ambiente raffinato ed esclusivo. E ricorda, Cortevecchio organizza tutte le settimane di tutto l'anno cene a tema. È versatile, durabile e resistente. Può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli, in grado di conferire armonia alle città e ai territori. Ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo, lavoriamo e costruiamo relazioni. Infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita, ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più bella e organizzata la città. Cemento e calcestruzzo, dopo più di 2000 anni, sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio. Colacem Colabeton. Tecnologia, innovazione e sostenibilità. Ed eccoci di nuovo insieme per analizzare l'ultima parte della prima parte, se vogliamo, analizzare ancora la partita di Padova dei rossoblù, poi tra poco vedremo i gol delle altre partite. Tra l'altro si è giocato stasera alle 18.30 Fano-Teramo, ha vinto il Fano per 2-0, una vittoria importantissima per gli Amaranto che agganciano, si avvicinano alle squadre immediatamente più in alto, insomma, una boccata d'ossigeno contro il Teramo, tra l'altro dell'ex portiere del Gubbio Narciso, continuano ad arrivare messaggi, insomma, dedicati all'ex portiere del Gubbio che viene ancora additato, non stiamo a ripeterli, come causa diciamo di qualche defaianza della squadra. Volpe in tre partite, già quattro interventi determinanti, scrivono i nostri, scrive uno dei nostri telespettatori. Volpe che comunque, Franco, ieri effettivamente la parata finale è stata importante, una chiusura già nel primo tempo, sì, adesso... poi è vero che tutto quello che faceva Narciso era sbagliato, tutto quello che fa Volpe è giusto. Adesso no, Volpe, portiere del Gubbio, forza io, Volpe, fine del gioco. Per carità, Volpe è un ragazzo che sta crescendo e chiaramente dovrà ancora fare molta esperienza. Però detto questo, anche ieri, diciamo che guardando proprio, analizzando bene la parata finale, ha fatto, certamente se, così, è arrivato pronto a fare l'intervento, ma forse più che una grandissima parata di Volpe, diciamo che non è stato l'attaccante, forse freddo al momento determinante. Ha sparato in porta. Ha sparato in porta così, a occhi chiusi, perché magari un altro avrebbe tirato raso terra e avrebbe fatto gol. Certo, comunque Volpe sicuramente ha quella è una di quelle parate da più tre al fantacalcio, insomma, no, che valgono è un gol. È molto più televisiva che in realtà, perché sì, ha fatto un buon intervento, però certo, lo potrà dire anche forse lui. Forse la parata più difficile era quella del primo tempo. Sì, sul netto Pereira. Comunque stiamo parlando sempre di un ragazzo di 20 anni, al secondo... se non sbaglio campionato di Lega Pro, se non sbaglio al primo campionato da Lega Pro, quindi un ragazzo di 20 anni che farà sicuramente i suoi errori, nessuno... Nella tua ottica il primo errore è la società di provenienza, scommetto. Anzi, quella dovrebbe essere una garanzia per il fatto che sia un giovane assolutamente valido. È un giocatore che adesso è del Gubbio, quindi... Io sinceramente, tanto gliel'avevo già detto a Maggi proprio qui in trasmissione, era forse una delle poche scelte che non capivo, quella dell'esclusione di Volpe dai titolari. Adesso ha di nuovo le sue chance e credo che in questo momento le sta sfruttando al massimo. È chiaro che Volpe potrà, non gliela voglio ovviamente gufare, sicuramente farà degli errori, però... È un patrimonio del Gubbio ed è normale che un portiere di 20 anni al primo anno da professionista possa fare degli errori, però l'atteggiamento credo che sia positivo. Con Narciso diciamo che magari non è andata bene anche dal punto di vista ambientale, perché è vero che qualsiasi cosa facesse veniva bollata come
un disastro, però vedendo proprio il rendimento tra Narciso e Volpe, fino a questo momento non c'è paragone. Certamente. Ci scrive ancora un telespettatore. Dopo aver provato la difesa 3, prevedo, e qui abbiamo tutti diciamo dei grandi maghi, prevedo la difesa a 3 con Burzigotti e Marini che torna al laterale con l'Albino Leffe. Stefano, secondo te Stefano ci azzecca? Laterale. Cioè Marini torna al posto di Calombo, per capirci, e Burzigotti a fianco di Rinaldi e Marini. Ci può stare? Non lo so perché sinceramente sui tre difensivi, sui tre dietro lo vedo molto 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 bene. Di lì come quinto di centrocampo, quindi più avanzato. No, prendo adesso magari sbagliando anche, prendo come riferimento lui, prendo come riferimento Marini, diciamo che lui ha molta più gamba, Zanchi ti parlo, e lo stesso Calombo, che forse è anche quando si rivede quelle praterie, lo stesso Calombo anche aumenta e molto di rendimento. Fare il puledro, corre. Insomma. Fare il puledro. Marini lo vedo un po' più difensore rispetto magari uno Zanchi che si diceva sempre. Più a 4 che ma anche 3. Quando il Gubbio giocava 4 dietro, si diceva Marini sulla destra per in modo da tamponare più le avanzate degli avversari e Zanchi dall'altra parte per creare la superiorità numerica. Adesso io penso che questo un po' questo concetto Maggi lo tenga sempre a mente, certo. E secondo me a quel punto è più facile allora trovarci anche un giocatore randellatore, se vogliamo, ma di gran gamba come è Giacomarro. Non mi stupirei di meno vedendo Giacomarro esterno laterale, paradossalmente, chissà, che Marini. Chissà, in fondo da questa trasmissione è partita la butade della difesa 3, sorridevamo tutti, o Conti. E dopo 5 giorni c'è stata la difesa 3. Quindi, o lo stesso Conti, lo stesso esterno, Conti che esterno, perché lui nasce come difensore terzino. Esatto. Quindi. Abbiamo una domanda per Franco, anzi un'affermazione che riguarda Franco, non so se qualche tuo amico. Franco capisce di calcio e si è fatto anche la barba. Questo ci scrivono adesso, non so. Sì, perché c'avevo la barba lunga fino a stamattina. Ecco, allora qualcuno che ti conosce. Non vogliamo entrare. Non vogliamo bene, entrare. Va bene, che ha aperto di violare di apposta. Non vogliamo violare la privacy. Io leggo quello che arriva, quindi sarà il nuovo bersaglio dei nostri telespettatori. Ormai Narciso non c'è più, prendetela con Franco. Ecco, ma non c'è con problema. Franco Pinna. Se piove, è colpa di Narciso. Esatto, stavolta sarà colpa di Pinna. Andiamo a rivedere i gol, che dici? Sì, adesso rivediamo 1-1 tutti i gol della giornata, che è la quarta di ritorno in Lega Pro. Nella 25esima giornata, il girone B di Lega Pro, la Reggiana passa in vantaggio al Druso con il Sudtirol. Cesarini sulla sponda di Marchi dopo l'angolo di Genevier firma il vantaggio per la formazione gigliata in maglia bianca, ma il Sudtirol è duro a morire. Gliozzi manda al bar con un tocco sia il portiere Perilli che Spanò e firma con eleganza e forza l'1-1 finale tra Sudtirol e Reggiana. 3-0 invece del Sant'Arcangelo con il Bassano. Sascha Cori approfitta della sponda di Defendi e da due passi firma il vantaggio a fine primo tempo per la formazione romagnola, che poi dilaga nella ripresa. Ancora Defendi, l'assist per Carlini che sull'uscita del portiere Rossi firma il 2-0, poi Rossi viene espulso, in porta va l'esterno Formiconi perché il Bassano ha finito i cambi nel finale. Cesaretti appena entrato sul terzo assist di un sontuoso Defendi firma il 3-0 finale per la formazione romagnola. Vince ancora il Venezia, vantaggio a Lumezzane grazie alla gemma su punizione di Garofalo, mancino da applausi, e 1-0 per i lagunari che raddoppiano nella ripresa. Ancora Garofalo, il cross sul secondo palo per Giuseppe Zampano che di potenza mette sotto la traversa, primo gol con il Venezia per il fratello del pescarese Francesco. Poi il Lumezzane nel finale accorcia le distanze grazie al gran sinistro di Bacio Terracino, ma non serve a nulla e il Venezia resta capolista solitaria del girone. Vittoria invece importante per il Modena, che va sotto però in casa contro l'Ancona. Calcio di rigore per questo fallo di Aldo Brandi su Frediani dal dischetto. Momentè firma il vantaggio spiazzando l'estremo difensore del Modena Manfredini, ma il Modena poi pareggia con la giocata di Nolè che dribbla secco Vitelle, poi pesca un pallonetto da applausi per il pareggio del Modena che passa nella ripresa. Giorico centra in mezzo, Aldo Brandi prosegue per Laner che di puro opportunismo firma il gol del 2-1 che vale i 3 punti importantissimi in chiave salvezza per i canarini. Vittoria anche del Pordenone con la maceratese Semenzato ben appostato sul secondo palo dopo il corner battuto da Misuraca, firma l'1-0 a inizio ripresa, però c'è il pareggio, questa conclusione di Turchetta fermata con
con un braccio da De Agostini per l'arbitro e calcio di rigore dal dischetto. Quadri firma l'1-1, seppure l'estremo difensore del Pordenone indovina l'angolo, quinta gol per Quadri in stagione, ma poi De Agostini, proprio lui che aveva commesso il calcio di rigore, firma il 2-1, ancora i calci d'angolo esiziali per la difesa della Maceratese. Cade invece la San Benedettese, il Forlì avanti grazie a questa grande trama che porta il gol Ponza per il vantaggio del Forlì, il pareggio al 91esimo di Mancuso che fa vibrare di gioia in Riviera delle Palme, capocannoniere Mancuso con 13 gol, ma la gioia dura poco allo stadio marchigiano perché c'è Spinosa, l'ex Gualdo Casacastalda, indovina con questo tiro a girare l'angolo lontano al 96esimo, firma tre punti fondamentali in ottica salvezza per il Forlì. Il Parma vince anche sul campo dell'Albino Leffi, il rigore per il fallo su Barahie dal dischetto, Calaiò in corsa rallentata, spiazzato il portiere, decima rete stagionale per Calaiò, Parma sempre a tre punti dalla capolista Venezia. Il derby lombardo invece del Mantova grazie alla deviazione aerea firmata da Guazzo. Questi gol della giornata, tanti gol anche in questa domenica, mancano ovviamente perché non sono ancora disponibili ai highlights i due del Fano con cui gli Amaranto hanno battuto il Teramo, di cui dicevamo, ormai è un refrain Andrea da qualche settimana, duello Venezia-Parma, sembra che il campionato per il primo posto sarà questo. Io col Parma non ho giocato, quindi la percezione reale di che squadra possa essere non ce l'ho. Ovviamente hanno fatto un grandissimo mercato di gennaio, hanno preso giocatori di categoria superiore, sono sulla carta una squadra di categoria superiore. Il Venezia non mi ha impressionato quando abbiamo giocato da loro, anche perché anche lì, come a Padova, nel primo tempo potevamo benissimo andare in vantaggio in più di un'occasione. Poi ci siamo trovati con un rigore, dubbio, mano larga, forse sì, forse no, però intanto il rigore gliel'hanno dato, 1-0 per loro. quindi Venezia sì, è squadra di categoria. Squadra di categoria. Più solida, anche se esatto, squadra... ricordiamoci che negli scontri diretti il Venezia è in vantaggio, avendo vinto a Parma e pareggiato in casa, sì, quindi in realtà esatto. I punti sono 4 di differenza. Squadra comunque sì, solida, di categoria, con giocatori di spessore, e lo dimostra il fatto che spesso porta partite a casa anche per 1-0 sapendo soffrire. Certo. Quindi come questa di Bergamo sicuramente sarà una bella rigore un po' generoso, che diciamo sicuramente sarà una bella lotta fino Franco, alla fine. Franco, non so, hai visto il fallo da rigore? Sì, no, sicuramente un po' generoso lo è stato. un po' generoso era, se ne sono visti tanti dare in questa stagione, insomma, di tutte le risme, ma questi sono rigori pesanti, sono quelle partite che se non le sblocchi, Roberto, è chiaro che Venezia e Parma hanno anche un blasone che quando queste squadre si trovano in difficoltà, non dico che ci sono rigori omaggio per tutti, però in una situazione dubbia è più facile che fischi un calcio di rigore. Io comunque ancora il duello, non escludo il Pordenone. Il Pordenone, perché non comunque, il Padova. No, il Padova, forse sinceramente, il Padova, mi sembra, manca il cinismo che si mi sembra una squadra che fa un po' più di fatica a costruire gioco, però questo ovviamente non è che voglia dire che quelle, le squadre che magari si difendono di più, anzi qualche volta vanno più lontano, ecco. Sì. Però diciamo che tra le tre credo che l'unico terzo incomodo possa essere il Pordenone. È chiaro che Venezia e Parma sono favorite e credo il Parma forse ha qualcosa in più. Il Pordenone che però, ricordiamoci, 2-1 al 90esimo contro il Parma, è riuscito a perdere 3-2. Quelle sono partite che cambiano le stagioni. Ah, scusate se interrompo. Il Parma, diciamo con il Venezia, che ha questi scontri diretti, diciamo in casa vinceva 1-0 al 90esimo contro il Venezia, ha perso 2-1. Vinceva 2-0 a Venezia, quindi diciamo che... Sui scontri Parma... diretti non è proprio il massimo del cinismo. Però insomma anche il Pordenone ha perso diverse chance. Qualcuno ha detto, non ricordo chi in questi studi, secondo me chi delle due non va su non va lontano nei play-off, perché si innesca quell'effetto occasione mancata che poi paradossalmente può vantaggiare squadre che invece più leggere come il Gubbio, che non hanno pressione. Sono anche play-off diversi da quelli che eravamo abituati a conoscere, perché faccio per esempio, mi riferisco all'anno in cui il Gubbio è riuscito a vincere il campionato salendo dalla C1 alla Serie B, il Sorrento poi che arrivò di fatto secondo,
perse quei playoff. Succede molto spesso col Mora, anche perché, come dicevi bene tu, la mazzata psicologica, il fatto comunque sia di essere arrivato in affanno in fondo, perché magari ha inseguito fino all'ultima giornata la possibilità, toglie energie soprattutto a livello mentale. E poi però questi playoff sono... Cioè, è bravo chi ci capisce, perché certo, insomma, non inizia un altro campionato, secondo me inizia altri due campionati, cioè anche molto brutta come formula, a mio certo avviso. Comunque, la scopriremo. Conterà condizione fisica, mentale, ma condizione fisica credo che conti a un buon 80%, perché sì, a giugno... Infatti tra marzo e aprile inviteremo di nuovo Francesco Negro, il preparatore atletico del Gubbio, per sentire come vanno le cose. Dovremmo avere, credo, un break. Sì, è il momento di uno dei nostri sponsor con la telepromozione Tutto Cartucci. Con EasyViz basta davvero poco per proteggere ciò che ami. Facile da installare, in wifi e tutto senza fili. Espandibile fino a 32 sensori. E lo controlli dallo smartphone o dal suo telecomando. Ah, se aggiungi la piccolissima C2 Mini, quando scatta l'allarme vedi subito cosa accade. Proteggi ciò che ami con EasyViz. Vedrai com'è semplice e accessibile avere il tuo mondo sempre a portata di mano. EasyViz. Connette la tua casa in modo facile, accessibile e con video ad alta risoluzione. Le telecamere sono easy to use, affidabili e immediatamente connesse. Condividi la tua vita ovunque tu sia. Con EasyViz non perderai i primi passi di tuo figlio anche se sei a fare la spesa. Puoi controllare il tuo cane quando sei fuori. Non possiamo sempre essere vicino ai nostri cari, ma possiamo condividere i momenti più importanti. Con EasyViz il tuo mondo è sempre a portata di mano. EasyViz, Happy Your Life. Ecco il sistema di allarme A1. Vediamo cosa trovi all'interno della confezione. Il kit della centralina di comando A1 comprende la centrale di controllo, il telecomando, un cavo USB, l'alimentatore e la guida rapida multilingua, il sensore infrarossi T1 e gli accessori per il fissaggio alla parete, adesivi, staffa, viti e base, il sensore T6 per porte e finestre con il cavo di ricarica e i relativi accessori per fissarlo. Puoi espandere il kit aggiungendo fino a 32 rivelatori, tra i quali la sirena T9. Con EasyViz basta davvero poco per proteggere ciò che ami. Facile da installare, in wifi e tutto senza fili. Espandibile fino a 32 sensori. E lo controlli dallo smartphone o dal suo telecomando. Ah, se aggiungi la piccolissima C2 Mini, quando scatta l'allarme vedi subito cosa accade. Proteggi ciò che ami con EasyViz. Vieni a scoprire la soluzione più adatta a te da Tutto Cartucce. Intanto continuiamo a parlare così in prospettiva futura, si sta parlando degli altri gironi, tra l'altro Andrea Zanchi lo scorso anno era a Matera con Piccinni, quindi alla fine il girone sud lo conosci meglio, alla fine non ti spaventerebbe incontrare più avanti qualche squadra di quelle parti, o no? Beh, no, è sempre meglio sarebbe... stare al nord, ma... è meno caldo. Ma il fattore ambientale sicuramente influisce, perché magari vai in piazze come Foggia, Lecce, incontrare anche 15.000 spettatori, cosa che è successa appunto l'anno scorso. È bello, dai, è bello, una gran soddisfazione, poi è un'opportunità. Certamente, noi ovviamente viaggiamo così, guardando un pochino in prospettiva, qualcuno a casa dirà toccherà ferro per gli scongiuri, però insomma cerchiamo anche di essere realisti. Faccio giro la domanda di un telespettatore, il presidente che dice di questa brillante situazione? È un po' che non lo intervistiamo, adesso torneremo a intervistarlo, qualche tifoso si interroga e questo dice, non so se ironicamente,
non essendo io uno dei 100-200 presenti allo stadio, non posso motivare il bravo a magica e banale, ma solo basandomi sui eccellenti risultati, allora bravo, anzi bravissimo, per le soddisfazioni che ci fai provare. Domenica un altro telespettatore fa di nuovo così la sfera di cristallo, si torna al 4-3-1-2 con Valagus e Giacomarro più Romano. Insomma, ormai si gioca su tutti. Che dice il presidente? Non so se è Magica che scrive. Forse da Pesaro la vede in streaming e si diverte ogni tanto a... Ma facciamogli dire qualche fregnaccia. Che dice il presidente? Che vi dice? Beh, il presidente è una bravissima persona, è uno che comunque ci segue, ci sta vicino e è contento ovviamente dei risultati che sta ottenendo la squadra. Sicuramente, tra l'altro facevo così un conto nelle ultime 7 partite, una sulla sconfitta, Franco, e... risultati appunto riacciuffati anche agli ultimi minuti o addirittura vittorie conquistate agli ultimi minuti, segno anche di una condizione fisica. Sì, no, sicuramente sì, i giocatori sono fisicamente a posto, sicuramente la loro condizione, scusate il gioco di parole, condiziona molto quello che poi vanno a fare in campo. È chiaro che l'apporto della società, in primis del presidente, ha fatto sì che con le cose, loro giustamente siamo una società dove in realtà riusciamo a fare le cose molto semplicemente e alla fine si raggiungono quegli obiettivi che poi si sono raggiunti fino a questo momento, e questo bisogna dargli lode, insomma, a partire dal presidente con tutti i suoi collaboratori, insomma. Prima di un altro aggiornamento con Claudia, un'altra curiosità dal campionato, o meglio, una curiosità che riguarda una delle prossime avversarie, l'Ancona, di cui si dice, insomma, c'è qualche movimento un po' particolare. Il tema che ha toccato il nostro telespettatore dice: io non sono tra i 100-200 che vanno allo stadio, forse è ironico, per fortuna sono di più, però insomma, d'ora in poi c'è da aspettarsene un po' di più, Roberto. Beh, l'auspicio è sempre quello. Adesso arriva anche la bella stagione. Insomma, il Gubbio è salvo. Sì, fattori di un abbassamento di spettatori sono tanti. Non credo che coincida. Sì, il rendimento della squadra ovviamente incide, però non è solo quello. Credo che la crisi si faccia sentire anche per andare allo stadio. Quindi il fattore, diciamo, presenza allo stadio, diciamo che è più ampio, è più complesso rispetto al semplice aspetto sportivo. È chiaro che comunque, quando dicevi bene, la bella stagione, il campionato che entra nella fase decisiva. Partite come Parma, Venezia, possono portare più delle solite 1000 persone che comunque credo non siano mai mancate, e per la situazione che c'è in Umbria, dove dopo Perugia e Ternana praticamente c'è solo il Gubbio, ad alti livelli, certo, perché in Serie D addirittura la squadra migliore è il Trestina, certo, che è un, diciamo, un piccolo paese, fa capire che le 1000 persone del Gubbio, che vanno a vedere il Gubbio, non sono da sottovalutare, come anche a livello quantitativo. Ti aspetti anche qualche giovane che può avere più spazio da qui in poi, o l'obiettivo playoff diciamo sarà prioritario, Luca? No. Cioè, ci sarà la possibilità, secondo me, di vedere... Per quanto alcuni giovani già giochino, insomma. Esatto, qualcuno tipo Tavernelli già si è ritagliato il suo spazio, ha dimostrato di poter essere un giovane su cui magari c'è da lavorare tanto, come è normale che sia per un ragazzo che fino all'anno scorso aveva fatto anche la Serie D, aveva assaporato la Serie D con il Sansepolcro. Quest'anno è stato preso dal Gubbio per la Berretti, si è ritrovato a fare... a giocare in prima squadra. E una cosa che fossi Tavernelli sicuramente mi avrà fatto molto piacere è il fatto che è vero che Musto era già in partenza, ma a Bolzano Maggi, in una situazione di inferiorità di risultato, ha scelto Tavernelli e non Musto, e Musto è andato via dopo un mese, certo, quindi non era poi così tanto scontato questa scelta, anzi, certo, lì fu il segnale chiaro che non rientrava il giocatore nei piani tecnici. Io invece la cosa su cui vorrei focalizzare l'attenzione della società, sicuramente ci starà lavorando, perché altrimenti dopo la programmazione fatta quest'estate sarebbe un passo indietro, però è cominciare a programmare già la, certo, prossima stagione, perché non so se sbaglio, ma Zanchi mi sembra che a giugno va in scadenza. No, tranne il contratto. Però ci sono altri giocatori che vanno biennali. Esatto, però fanno ed è un bene che è un biennale, perché è un giocatore molto importante, però ci sono altri giocatori come Esumarini, non sbaglio, Marini, lo stesso Rinaldi, sono giocatori che hanno a giugno, Romano stesso,
saranno giocatori che si libereranno e fine in questa trasmissione di oggi, ma anche nelle altre precedenti, abbiamo sempre fatto le lodi a questo giocatore, a questi giocatori. È un Marini, gente così, è bene cominciare a tessere la tela, perché insomma sono giocatori importanti su cui costruire e portare avanti quella programmazione che intelligentemente e finalmente direi anche è cominciata quest'estate con la famosa politica dei biennali, Franco, che ha un pochino fatto il gruppo via. Sì, sicuramente non ci dimentichiamo di Casiraghi, non so se Casiraghi, bravissimo Casiraghi, anche perché uno di, secondo me, poi giustamente sia il direttore sportivo sia il presidente così sanno esattamente quello, cioè hanno già le idee chiare di come devono muoversi, sicuramente. Certamente. Intanto vediamo sempre, grazie alle foto del nostro prezioso Simone Grilli, riferite a Gubbio Lumezzane, ma insomma sempre attuali alcuni di questi protagonisti. Tra qualche domenica arriva l'Ancona, Claudia, chissà se troveremo in panchina la persona che ci sta adesso. Non si sa. La notizia dice che traballa la panchina dell'Ancona con Fabio Brini in bilico, dopo aver raccolto 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. La dirigenza dorica sta valutando il cambio in corsa. Già stasera infatti è prevista una riunione societaria. In pole position è sicuramente Giovanni Pagliari, ex secondo a Udine lo scorso anno, in passato anche alla guida di Monza, Foligno, L'Aquila e Lega Pro. E potremmo ritrovare Pagliari l'avversario, abbiamo avuto diverse volte, sia da giocatore ma anche da allenatore prossimamente, staremo a vedere. Pagliari, che è un ex beniamino del Perugia, nel Perugia ha giocato Zanchi, vedete questi triangoli che ci piace fare per arrivare a una domanda. Ieri non l'hai visto il derby, ovviamente giocavate così, ogni tanto dai un'occhiata a quello che fa il Perugia, hai vestito ormai, oppure ormai sul Gubbio? No, beh, ogni tanto l'occhio praticamente sulla classifica, comunque sul giornale, la per pagina. Seguo, se devo dire la verità, leggo anche praticamente la Ternana, perché sono dei giocatori che conosco, quindi diciamo che le squadre umbre sul giornale le seguo un po' tutte. Franco, so che segue la Ternana perché diciamo che è papabile come prossimo avversario del Cubio la prossima stagione. No, non, beh, ce ne voglia chi sia. No, speriamo di no, ovviamente. Non è il limite alla provvidenza. No. Sta andando benissimo, però anche ieri nel derby, insomma. Le annate storte si vedono anche da certi colpi di tacco, diciamo così. Certo, anche perché si è vista la superiorità in questo momento che ha il Perugia nei confronti della Ternana. Senza nulla togliere, insomma, cioè, perché comunque anche al mercato di gennaio ha preso insomma acqua fresca, non è che l'ultimo è arrivato come attaccante, quindi qualche giocatore buono lì, purtroppo non si sanno anche quali sono le difficoltà che ci sono all'interno della squadra, perché comunque una squadra che i giocatori ho visto che ce li ha. Sì, cioè, hanno preso dei giocatori che probabilmente tra 2 mesi possono essere al 100% della condizione. Il problema se è troppo tardi. Fra l'edesma di Akite. Una situazione societaria che non è da quest'estate, ma è da 2-3 anni che resta lì in bilico. Poi ci sono annate che ti si mettono anche bene, ti salvi. Annate come queste in cui sarà molto difficile uscire da questa situazione. Ma è stato un po' poco chiaro tutto l'anno della Ternana. L'esonero del direttore sportivo, poi ne è arrivato un altro, insomma. A buone basi, come dice Roberto, però ci sono dei giocatori come Ledesma, che era il Panathinaikos, però anche lì insomma sì. Campionato da rivedere, sì. Diakité svincolato, giocatori se buoni. Se ti devi salvare vai a prendere Ledesma, punto interrogativo, ma non lasciamo. Hai sicuramente esperienza, grandissima qualità, sul passo ha bisogno allora, di giocare. Facciamoci proprio del male, dimmi secondo te dove può arrivare il Perugia di Bucchi? Beh, sicuramente l'obiettivo dichiarato sono i playoff e credo che ai playoff forse la vittoria di ieri vale 6-7 punti. Sì, per sì, la convinzione, però, per la... Esatto, deve proseguire con questo in questo trend se vuole proseguire, perché anche da dietro spingono, cioè, attualmente fuori dai playoff ci sono squadre come il Carpi che credo che possano dire la loro. E ai playoff poi come sono difficili i playoff di Lega Pro, sono sì, ancora più difficili anche quelli di Serie B. Precisiamo ovviamente la battuta, facciamoci del male perché la trasmissione ovviamente è rosso e blu e quindi un pizzico di campanismo, ma noi veramente diciamo sinceramente speriamo che il Perugia vada in Serie A perché ci piace rivedere qualche bella squadra al Curi e ormai la Serie B...
Beh, vabbè, non faccio nomi. Li faccio io. Li ho fatti franco, insomma, però qualche bella squadra al Curi ci piacerebbe vederla. Visto che la Ternana difficilmente farà i playoff, noi speriamo che ci arrivi il Perugia. Perché? Perché la nostra trasmissione, che giro contorto, c'ha una rubrica, Claudia, che si chiama... Il rosso e il blu. Il rosso e il blu. Ma guarda un po' come ci arriviamo. Sì, siamo arrivati appunto alla rubrica speciale Il Rosso e Blu, storie e personaggi di calcio e di sport legati al presente e al passato. E stasera dedichiamo appunto questo spazio a un Gubbio Padova memorabile, il dicembre 2011. L'unica grande vittoria dei Rosso Blu sulla squadra veneta. Un omaggio anche ad uno dei nostri ospiti, autore del servizio. Ecco, che non è Luca Tosti, non è Franco Pinna e neanche Andrea Zanchi. Chissà chi l'avrà fatto questo servizio. Mattia Garfiero. Rosso e Blu. Il rosso e il blu, a cura di Giacomo Marinelli Andrioli. Un graffio e via. Il Gubbio torna al successo nel momento più delicato della stagione. Dopo le 5 sconfitte di fila e contro uno degli avversari più forti della serie cadetta, quel Padova costruito per puntare diritto alla Serie A. Una vittoria che porta la firma di Mattia Graffiedi, goleador della sfida, ma pure di un prodigioso Donnarumma e di una squadra che, come successe contro il Torino, ha interpretato nel modo perfetto una gara di valenza focale per uscire dalle melme del fondo classifica. Simoni opta ancora per il 5-3-2 con Almici a destra e Gui a sinistra, centrocampo con Boafera accanto a Sandrani e Buchel, e duo d'attacco composto da Bazzoffia e Graffiedi con Ciofani in panchina. Si gioca sotto un'equazione che diviene sempre più consistente minuto dopo minuto, ed il Padova ad avere la prima occasione del match all'11esimo con una potente conclusione dal limite di Italiano, su cui Donnarumma inizia il suo personalissimo show deviando in corner. Al 16esimo Graffiedi raccoglie la palla in aria, si gira bene, ma la sua conclusione di sinistro termina fuori. Un minuto dopo è invece Renzetti a pescare dalla sinistra la testa di Ruopolo, che in tuffo aereo mira l'incrocio dei pali. Il colpo di reni di Donnarumma è semplicemente superbo. Al 27esimo minuto Cacia supera in dribbling Caracciole dinanzi alla porta, vede respingersi il suo tiro a botta sicura prima da Donnarumma e poi dalla scivolata di Rui. Caracciolo peraltro accusa un infortunio muscolare ed esce dalla contesa sostituito da Bartolucci. Sul corner successivo ancora Cacia gira di testa sul secondo palo con Sandreani che salva sulla linea. Al 32esimo ci prova Rui con un sinistro da lontano, ma il fendente del Lusitano termina a lato. Il match svolta al 42esimo, Boafer recupera un pallone a centrocampo cedendo a Buchel, il quale effettua una verticalizzazione poetica sui piedi di Graffiedi, che prima elude il fuorigioco e poi insacca Pelizzoli. Il tempo si chiude con una conclusione di Almici che al 46esimo di sinistro trova al pronto l'estremo difensore padovano. La ripresa diviene di fatto un monologo rosso-blu. Al 63esimo Graffiedi cerca la giocata d'effetto a girare sul palo lontano, ma il pallone incoccia in pieno la traversa. Poi, al minuto numero 74, Buchel recupera un pallone e serve ancora Graffiedi, che calcia di sinistro dal limite, ma Pelizzoli blocca in due tempi. Il Gubbio è ancora pericoloso in contropiede più volte, ma il Padova torna a farsi vivo con due sussulti nel finale, prima con una conclusione volante di Cutolo servito da Lazarevic all'85esimo e poi proprio al 90esimo con una punizione dalla distanza di Italiano deviata in corner dall'attento Donnarumma. Al triplice fischio finale dell'arbitro Velotto può scattare l'urlo di liberazione del Barbetti per una vittoria fondamentale quanto meritata dall'11 di Simoni, ed ora si guarda già avanti per provare a chiudere nel miglior modo possibile il 2011 sul campo dell'Albino Leffe. E vedi? Era l'Albino Leffe la prossima avversaria del Gubbio, ed è l'Albino Leffe la prossima avversaria del Gubbio. Vedete, 5 anni sono passati, sembra ieri, però insomma qualche giocatore che adesso milita tra la B e la A era in campo. Ad esempio, tu lo chiamavi Rui, era Roberto Minelli, ovviamente l'autore del servizio, però insomma ieri Mario Rui ha esordito in Serie A con la Roma. No, ma i giocatori che sono passati da Gubbio, poi anche se quel Gubbio retrocesse, diciamo che la carriera l'hanno fatta. Penso a Mario Rui, comunque Buchel in Serie A, Giannetti, l'anno dopo arrivò Galabino perché è sempre in Serie B. E adesso ce ne sono sicuramente altri che c'è Donnarumma in Serie A, ma il fratello. Donnarumma, il fratello è in Serie A. Anche se quel giorno Antonio fece una partita. Quel Donnarumma, diciamo il fratello diciamo scarso di quello che è attualmente al Milan, ogni tanto aveva delle giornate in cui parava di tutto. Il problema è che erano molto poche queste giornate. Ecco il problema.
Dov'è adesso, dicevi? In America. In America? Sì, sì. L'abbiamo perso un po' di vista, ma... No, no, è andato in America. Sta costruendo il muro di Trump. questa è cattivissima. Ovviamente no, la cosa brutta è che si chiama Antonio pure lui, quindi se vogliamo parlargli male, visto che ce l'hanno tutti con Narciso, anche lui non si chiama. No, adesso non esageriamo. Era brutta, no? Era solo per fare un piccolo salto nel passato, come ci piace fare sempre. Zanchi, non so, nel 2011-2012, Grosseto no. Con la... Perugia. Già Perugia, con Perugia in C2. Con Arcipreti e Battistini, giusto? In quella stagione, Arcipreti sì. DS e Battistini, sì. Battistini C2, allenatore. C2, sì. Battistini allenatore. Abbiamo ricostruito un po' quegli anni prima di una pausa, vero Claudia? Una pausa pubblicitaria che ci facciamo, ma subito dopo abbiamo una notizia con la nostra Claudia che vi lascerà di stucco. Dopo la pubblicità parliamo del prossimo turno. Dormi sonni tranquilli, proteggendo la tua casa e i tuoi cari. Affidati a B-Security di B-Elettrica dal 1979. Tutto è sotto controllo. Le cose che ami, da cui non ti vorresti mai distaccare, oggi possono rimanere con te per la tua serenità e sicurezza attraverso il tuo smartphone o tablet. B-Security di B-Elettrica progetta e installa impianti d'allarme, anti-intrusione, videosorveglianza e videocontrollo. B-Security, perché la sicurezza della tua famiglia non ha prezzo. Con la tua famiglia. Ogni giorno è una storia diversa. Da oggi hai uno spazio per viverle tutte. Nuova Renault Grand Scenic. Multispace for Multistories. Prova la nuova gamma Scenic in concessionaria. Vieni a scoprire la nuova Renault Scenic da No Free Auto. Siamo all'ultima parte di questa nostra 23esima puntata, continuano ad arrivare messaggi, giocare un eventuale primo turno dei playoff al Barbetti sarebbe bellissimo, magari con tanto pubblico, sperando in un match di vendetta con la San Benedettese, seguita da tanti tifosi. Non so però se il primo turno sarà con una squadra dello stesso girone, confesso che... Ecco sì, mi dicono di sì, devo prendere ancora appunti. Intanto, dopo Mario Rui, e ci mettono anche Sbreghe e Farzoni, Zanchi, il miglior terzino sinistro visto a Gubbio. Questo... Ti dicono insomma una grazie, bella incoronazione grazie. Al termine di questa trasmissione nella quale diamo un aggiornamento della Serie A con la nostra Claudia, vero Claudia? Purtroppo sì. Purtroppo sì, così riveliamo che la squadra del cuore di Claudia non è viola. No, assolutamente no. Assolutamente no. Lazio-Milan? 1-0. 1-0 lo dice proprio streminzita perché il cuore è giallorosso. Abbiamo svelato questo arcano, nessuno è perfetto, Claudio, non ti preoccupare, io penso che sono bianco-nero, pensa come sto messo. Abbiamo qualcosa sull'Albino Leffe però. Sì, sì, abbiamo una notizia riguardo l'Albino Leffe perché l'attaccante dell'Albino Leffe, Antonio Montella, ha parlato sul sito ufficiale del club della sconfitta contro il Parma, arrivata sul rigore piuttosto dubbio, e dice: abbiamo disputato una grande partita facendo bella figura di fronte a una squadra che è fra le favorite per la vittoria. Da dove ero io comunque, lontano dall'azione, il fischio mi è parso generoso, ma non voglio creare alibi. Abbiamo fatto una bella prestazione e siamo sulla strada giusta guardando avanti. Gubbio, dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità, carattere e cattiveria viste con il Parma e cercare di fare quei punti che ci sono sfuggiti. E allora sarà un Albino Leffe agguerrito quello che arriverà domenica al Barbetti. Al proposito, sempre con Claudio, andiamo a vedere il prossimo turno. Prossimo turno è la 26esima giornata.
Venezia Pordenone, Ancona Sant'Arcangelo, Bassano Modena, Forlì Feral Pisalò, Gubbio Albino Leffe, Mantova Padova, Parma San Benedettese, Teramo Sud Tirol, Macerate Sefano e Reggiano Lumezzane. Teniamo la schermata perché la prima partita già è molto allettante, Andrea. Parlavamo del Pordenone come terzo incomodo, forse questa è l'occasione per rimettersi in gioco. Il Pordenone è una gran bella squadra, soprattutto al ritorno, se così si può dire, perché comunque era ancora prima di dicembre. Esatto. Al ritorno mi ha fatto anche loro una bella impressione, una squadra che sa giocare a calcio, con giocatori di spessore, quindi sì, è sicuramente una bella partita. Venezia-Pordenone potrebbe anche essere l'occasione per il Venezia di scrollarsi dorso definitivamente i friulani, ma c'è anche Franco-Parma-San Benedettese, con una Samb che insomma è partito l'allenatore, il nuovo cambio allenatore, ma insomma a parte partita così di ripartenza col Gubbio, non ha fatto lì granché. In più a San Benedetto hanno la tifoseria che però ci diceva Arcipreti, se vai sotto diventa certo, però mendica. La maggior parte delle volte è veramente il dodicesimo uomo in campo, cosa che anche da noi, la nostra tifoseria, la devo elogiare anche per questo, perché quasi sempre la seguono anche fuori casa e questo vuol dire tanto. Sì. Certamente, queste partite molto interessanti, e poi c'è Roberto Gubbio Albino Leffe, con una squadra, abbiamo sentito, che ha il dente avvelenato per questa sconfitta un po' inopinata col Parma, e poi c'è anche l'andata che sicuramente i bergamaschi la ricorderanno. Sì, io ricordo il gol di Loviso che da centrocampo. Proprio, anche Volpe penso che, perché sì, proprio per quella partita fu l'ultima partita di Volpe. Sì, sì. Perse il posto. È una partita importante sicuramente per l'Albino Leffe, ma lo è anche per il Gubbio, che vuole proseguire questo momento positivo e in casa finalmente ha trovato quella continuità. È giusto che prosegua con questo trend. Vedremo se ancora con il 3-5-2, perché è da testare anche magari con avversari che si possono chiudere più del Padova, però io credo che il Gubbio ha tutte le potenzialità, è un avversario comunque alla portata, e se l'approccio è quello delle ultime partite penso che i tre punti siano assolutamente abbordabili. Un'ultima battuta con Luca, secondo te sarà 3-5-2 domenica? Azzardiamo così questa buttata. Potrebbe essere tranquillamente, perché comunque sia si dà continuità ad un'idea tattica sperimentata in considerando che poi ci saranno due trasferte di fila. Considerando anche che ci saranno due trasferte di fila, anche se ormai Maggi è abituato uno a sorprendere, ed è un allenatore molto particolare perché ama molto cercare di mettere alla prova i suoi giocatori lanciandogli quasi delle sfide celate. Mi ricordo la sconfitta in Coppa con la Viterbese, nella partita successiva Maggi ha riproposto lo stesso 11 con una per avere una risposta. Volevo una risposta dalla stessa squadra che aveva perso in maniera magari per certi tratti anche male contro la Viterbese. Quindi è un allenatore che ha delle idee per certi punti di vista anche molto particolari, che quindi apre un po' la porta a tutto il ventaglio di possibilità. Gubbio 42 punti, che però punterà ovviamente ad arrivare a quota 45, a quel punto veramente il discorso salvezza sarà chiuso, prima di due trasferte di fila che sicuramente possono ispirare anche i tifosi, Forlì e Macerata, insomma saranno tappe assolutamente abbordabili, e quindi Gubbio non dico potrebbe ritrovarsi a giocare in casa, ma sicuramente con un grande seguito. Io sono solo, però invece sento la mancanza della nostra Claudia che mi raggiunge. Perché con lei non solo salutiamo gli ospiti, ma abbiamo anche un omaggio. Sì, grazie al nostro sponsor facciamo un piccolo omaggio al nostro ospite Andrea Zanchi. Andrea Zanchi, per brindare ovviamente a questa stagione e al futuro della stagione, ci salutiamo chiedendoti il tuo obiettivo, così in questa stagione personale, oltre a trovare il gol, così ti aggiungi a tutta la carovana dei tuoi compagni di squadra che hanno già marcato. Beh, l'obiettivo sicuramente è raggiungere i playoff e poi magari fa qualche assist in più. Diciamo qualche assist in più. Qualche assist ancora mi manca.
Non male, grazie ovviamente a Andrea Zanchi, scommetto che è una notizia. Sì, bellissima tra l'altro. Ma guarda un po', che è successo? Il Milan ha pareggiato. Ma guarda, il Milan ha pareggiato, vedete, sta contenendo in maniera proprio contrita il dispiacere di questo pareggio in extremis con la Lazio. Non conoscevo questo lato così veramente da curva sud della nostra Claudia, però insomma lo scopriremo pian piano. Fossa dei Leoni, Franco invece è di un'altra curva sud. Certo, assolutamente. Un'altra curva sud, saluto e ringrazio anche Franco, pronostico, visto che c'ha Zecchi, dici. Ma quanti punti fa il Gubbio quest'anno? No, Zecchi ha di 35 punti, dice, adesso ci dici, il Gubbio sicuramente finisce... Sicuramente sarebbe una favola arrivare a 70 per, insomma, doppiare quello che avevo detto a ottobre. Però è una squadra che, venendola a giocare con lo spirito che c'ha, sicuramente farà più di 60 punti. Questo attenzione, è sicuro. Attenzione, segnatevi perché... Sì, no, no, ma è sicuro. No. Otelma Pinna... Non so che si stanno toccando tutti, ma... si stanno toccando tutti, però ti dico che... Però i 35 l'ha azzeccati. Roberta, a te non chiedo un pronostico, se non per domenica, se vogliamo... Perché non ci prendo. Vuoi dire che non ci prendo? È una partita, ti abbiamo voluto regalare, diciamo la verità, questo servizio, un po' di amarcorre, perché l'alternativa era una cena tu per tu con Rizzoli. Ma è meglio di no, direi di no. Penso che hai apprezzato. Dopo l'automoviola con le Iene è meglio. Se no, hai apprezzato molto, hai apprezzato molto. Grazie ovviamente a Roberto Minelli, grazie a voi. Buon lavoro, grazie a Luca Tosti che ritroveremo come ogni domenica e grazie ovviamente alla nostra Claudia, che, con la quale però andiamo a ringraziare anche chi... Sì. E dietro le quinte. Ci aiuta. Ringraziamo il nostro staff tecnico alle camere Angelo Casagrande, Alessandro Orsini e Giorgio Sbugia, impostazione audio Carlo Manciani, al montaggio Patrizia Menelli, alla regia Sandro Cusarelli e per la sigla ringraziamo Giampaolo Poselli. Ringraziamo Simone Grilli per le foto che ci fanno sempre da sfondo e da contorno. E ringraziamo chi ci ha seguito. Ricordiamo le repliche di questo appuntamento il martedì alle 14 su TRG, alle 21 su TRG1, canale 111. Ritroverete poi da mercoledì questa puntata anche sul sito trgmedia.it. Grazie, a lunedì prossimo. Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back. Da Cecchini Abbigliamento sono iniziati i saldi. Cecchini Abbigliamento, sconti dal 50 al 70%. Direttore Franco Pinna è lieto di accogliervi al Castello Cortevecchio. Il Castello Cortevecchio, a pochi chilometri da Gubbio, immerso nel verde in un'atmosfera da sogno, renderà indimenticabili le tue cerimonie e i tuoi banchetti. Inoltre, lo chef tutti i giorni propone la grande varietà della cucina umbra, rivisitata con sapiente maestria, in un ambiente raffinato ed esclusivo. E ricorda, Cortevecchio organizza tutte le settimane di tutto l'anno cene a tema. È versatile, durabile e resistente. Può assumere qualsiasi forma per costruire edifici sicuri e architettonicamente belli, in grado di conferire armonia alle città e ai territori. Ambienti sostenibili e intelligenti in cui abitiamo, lavoriamo e costruiamo relazioni. Infrastrutture che migliorano la qualità della nostra vita, ci proteggono dalle calamità naturali e rendono più bella e organizzata la città. Cemento e calcestruzzo, dopo più di 2000 anni, sono prodotti che realizzano spazi per vivere meglio.
Colacem Cola Beton. Tecnologia, innovazione e sostenibilità. Famiglia. Ogni giorno è una storia diversa. Da oggi hai uno spazio per viverle tutte. Nuova Renault Grand Scenic. Multispace for Multistories. Prova la nuova gamma Scenic in concessionaria. Vieni a scoprire la nuova Renault Scenic da No Free Auto. Dormi sonni tranquilli, proteggendo la tua casa e i tuoi cari. Affidati a B-Security di B-Elettrica dal 1979. Tutto è sotto controllo. Le cose che ami, da cui non ti vorresti mai distaccare, oggi possono rimanere con te per la tua serenità e sicurezza attraverso il tuo smartphone o tablet. B-Security di B-Elettrica progetta e installa impianti d'allarme, anti-intrusione, videosorveglianza e videocontrollo. B-Security, perché la sicurezza della tua famiglia non ha prezzo.